Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, prontissimi per continuare in compagnia del vostro Diablotex su questa nuovissima collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi dato la possibilità di portare Unicorn Overlord in versione PlayStation 5 sul mio canale YouTube. Ringrazio Alessandra di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Unicorn Overlord in versione PlayStation 5. Ringrazio Atrus, tutti gli iscritti ma anche non iscritti che comunque mi seguono e passano sul mio canale YouTube. Possiamo continuare senza perdere tempo. Allora, bisogna andare da questa parte. Vediamo un po' cosa succederà qui al momento. Allora, i forti offrono un numero vitale di servizi che ti permettono di assoldare mercenari ed espandere le tue unità. Bene. Servizi aggiuntivi saranno disponibili ottenendo più fama. Per adesso seleziona espandi unità. Ok. Espandere le unità. Qui puoi scambiare le medaglie che hai guadagnato per aumentare la dimensione massima di unità o sbloccare slot unità ulteriori. Bene. Medaglie. Le medaglie sono attribuite per gli atti valorosi e possono essere spese ai forti per i servizi offerti. Possono essere guadagnate completando i livelli di battaglia, facendo consegne, sconfiggendo nemici, erranti e altro. Allora, io adesso non so qui se acquistare un nuovo spazio o addirittura, potenziare. No, aumentiamo qui ragazzi, via. Da 2 a 3 membri. Faremo in questo modo. Non abbiamo più punti per fare nulla al momento, quindi qui abbiamo fatto abbastanza e adesso vediamo cosa. L'esercito di liberazione ha ottenuto 5 punti fama. Ottimo, ben fatto vostra maestà. Ora potete assegnare altri membri alle unità. È l'occasione perfetta per far splendere le nostre riserve. Rapporto. Quando i personaggi costruiscono un rapporto tra di loro, il loro livello di rapporto aumenta. Allora, datemi un attimo. Ok, i personaggi con alto livello di rapporto riceveranno un bonus che aumenta le loro statistiche quando sono assegnati alla stessa unità. Raggiungere determinati livelli di rapporto con specifiche coppie di personaggi sbloccherà una conversazione di rapporto tra di loro. Ottimo anche questo. Dovreste ripassare la composizione delle nostre unità quando avete modo. Puoi accedere alla schermata formazione unità premendo il tasto, vabbè, sul touchpad che vedete lì, insomma, per aprire il menu mondo o premendo triangolo nel mondo. Posso parlarvi un attimo? Ci siamo accaparrati del buon equipaggiamento nell'ultima battaglia, almeno. Voi l'avete fatto? Vabbè. Distribuiti il bottino, eh? Tutti devono essere armati fino ai denti se vogliamo che sopravvivano. Va bene. Equipaggiamento. Puoi cambiare l'equipaggiamento di un personaggio premendo il solito tasto e poi selezionando lista personaggi. Ok. Apri la lista personaggi adesso ed equipaggia un personaggio con il talismano della vitalità che hai ottenuto in precedenza. Va benissimo. Eseguirò gli ordini. Quindi vediamo un po'. Non credo che qui possiamo. Ah no, possiamo invece. Invece possiamo, ragazzi. Ok. E qui abbiamo fatto tutto al momento, ragazzi. Al momento qui abbiamo fatto, eh. Bisogna capire solo un po' il sistema, poi. L'esercito di liberazione ha ottenuto 5 fama, 5 punti di fama, insomma, ecco. Ho sempre saputo che un equipaggiamento adeguato è cruciale, ma è evidente quanto incida. Oh, non è ora di fermarsi. Dovremmo dirigerci verso il villaggio più vicino e comprarci qualcosa di nuovo. In fondo abbiamo molto denaro al momento. Seguitemi, vi guido io. Eccoci qui, vostra altezza. Che fortuna, questa città ha un negozio di rifornimento e un'armeria.
Grazie mille, vado subito a comprare rifornimenti ed equipaggiamento. Ottenere approvvigionamenti. Ah, ok, quindi dobbiamo andare per forza lì al momento. Ok. Cittadine. Le cittadine forniscono al tuo esercito opportunità per acquistare equipaggiamento, consegnare oggetti, far stazionare le guardie e altro. Completa le consegne per ricostruire le cittadine e per ripristinare la loro funzionalità. Allora, in questo caso... sì, armeria. Armiere. Visita un armiere quando vuoi. Acquistare un equipaggiamento. Tieni a mente che l'armiere di ogni cittadina ha una quantità limitata. Puoi usare il direzionale sinistro o destro per acquistare pezzi multipli di un equipaggiamento allo stesso tempo. Benissimo. Una volta usato con il tasto quadrato, compara statistiche per acquistare un pezzo di equipaggiamento. Sarai in grado di assegnarlo immediatamente a un personaggio selezionato. Ok. Ok, allora, compra, vendi, ricompra. Ok, allora, vediamo un attimino. Quindi diciamo che questa spada va bene sia per lui, per tre personaggi, insomma. Vabbè, io ne acquisterò giustamente una. Fermi. Vediamo un po' qui. Vediamo, Perfetto. Nessun personaggio. Scorta 2 e ne possiedo giustamente 0. Abbiamo fatto tutto, ragazzi. Ci si vede. Va benissimo. Anche qui abbiamo fatto la missione. Ottenere approvvigionamenti. L'esercito di liberazione ha ottenuto 5 punti fama. Con l'attrezzatura dovremmo esserci. Forza, andiamo. Scarlett ci aspetta. Potrei parlarvi, mio principe? Ci hanno riferito che Renault si trova in una grande città nei territori orientali di Cornia. Miriam, una nostra compatriota, è nascosta nelle vicinanze. Attende il nostro arrivo con trepidazione. Ho preparato una mappa e contrassegnato la sua posizione, Vostra Altezza. Giustamente. Lascerò a voi la scelta del percorso. Mappa del mondo. Ora puoi accedere alla mappa del mondo. Premi il touchpad per aprirla, giustamente. Sulla mappa del mondo puoi controllare i dettagli delle strutture registrate e viaggiare veloce verso quelle che sono state precedentemente liberate. Ok. Ho trascritto tutte le informazioni di cui siamo a conoscenza al momento. Potete consultarle quando volete. Archivio di Favorite. Ora puoi consultare l'archivio premendo il tasto, vabbè, il solito, e poi selezionando biblioteca dal menu mondo. Le voci dell'archivio verranno aggiunte con il proseguire della storia e quando si registrano delle strutture nella mappa del mondo. Bene. Tuttavia sarà una grande sfida organizzare una missione di salvataggio con le forze attuali. Come primo passo consiglierei di liberare la gente della zona per indebolire gli eserciti di Zenoira e aumentare la nostra fama. Maggiore sarà la nostra fama nel continente, più facilmente le persone si voteranno ad essa. Fama. Aumentare la fama dell'esercito di liberazione incrementerà il numero di servizi disponibili nei forti. E infatti qui fa vedere un po' la differenza. La fama può essere guadagnata completando missioni, ricostruendo cittadine e altro. L'altare rivelato. Allora, qui ho qualcosa da raccogliere, vediamo un po'. Ok. Anche qui. Faremo un giro un attimino, ragazzi, non me ne volete? Non me ne volete? Ma abbiamo delle cose qui da raccogliere. Ok.
Questo cosa vuole? Appena vedo il vostro volto, vedo una faccia che urla. Non capisco proprio perché gli Uscarli sono così amati. Duellate con me e non ve ne pentirete. Gli Uscarli come me posseggono un attacco potente. E anche se siamo solo semplici soldati, non indietreggiamo garantito. Va bene. Vai, proviamo questa battaglia, ragazzi. Proveremo questa battaglia, vediamo un attimino. Non è giusto qui, 3 contro 1, non la vedo giusta, ragazzi, assolutamente. Non è giusta la situazione qui. Sconfitta. Ma come sconfitta? Ogni tanto fa bene perdere. Duelliamo di nuovo qualche altra volta. Alla fine di ogni battaglia esegue un colpo finale. Un ultimo attacco contro i nemici con non in guardia. Se vi intriga, assoldatemi. Se volete provare qualcosa di diverso, io sono qui. Allora, innanzitutto, leader unità. Ogni unità ha un personaggio impostato come leader. La classe del leader determina il tipo di movimento dell'unità e l'effetto leader. Per cambiare il leader dell'unità, apri la schermata della formazione unità, poi sposta il cursore sopra il personaggio che vuoi far diventare il nuovo leader e premi, va bene? Puoi cambiare leader anche dopo aver schierato un'unità in un livello di battaglia, ma facendo così ti costerà un punto valore, quindi decidi il tuo leader prima di schierarti, va bene? Allora, il mio leader dovrebbe essere già lui, non voglio sbagliare. Ok. Vediamo un attimino qui. Allora. Bisogna arrivare lì, ragazzi. Nei forti potete aumentare il numero delle vostre unità. E non solo, assoldare mercenari. A un prezzo, ovviamente, ma ne vale la pena. Purtroppo non avete abbastanza fama per aggiungere altre unità. Aumentate la vostra esperienza per avere più fama. Va bene. Va bene. Ok. Potete crearne una nei forti, selezionando due vostre unità contro. Ciò vi permetterà di capire come si comportano le unità in uno scenario bellico. È utilissimo. Che piacere vedervi, maestà. Ho il piacere di segnalarvi che potete assegnare dei reggenti alle città liberate. Dopo l'insediamento potrete parlare direttamente con il reggente. La città invierà anche fondi per sostenere l'esercito di liberazione ogni volta che arricchiamo i nostri territori. Inoltre, raccoglierà materiali da qualsiasi sito di foraggiamento. Comodo, vero? O è un vassallo può unirsi a voi in battaglia quando volete. Perciò non c'è bisogno di rimuginare troppo. Purtroppo non potete assegnare un vassallo alla città, viste le sue condizioni. Ma non temete, effettuate consegne e ricostruite la città e presto potrete assegnarne uno. E ne abbiamo di missioni da portare a termine qui, E neanche poche. Consegne. Fare consegne nelle cittadine aiuterà a ricostruire le terre, che sono state devastate sotto il controllo di Zenoira. I materiali richiesti possono essere raccolti dai siti di foraggiamento nelle varie regioni del mondo. Queste le possiamo consegnare. Ma certo, le abbiamo raccolte. Le abbiamo raccolte apposta, ragazzi, quindi. La città si è ripresa in men che non si dica, grazie ai rifornimenti che avete recuperato. Persino i marinai sembrano pronti a tornare in mare. L'esercito ha ottenuto 5 punti fama. Ottimo. Non ho più nulla da consegnare al momento, quindi
imbarcati sulla nave, metti in guardia. Ah, qui abbiamo i fornitori. Visita un fornitore per acquistare oggetti consumabili come gli armieri. Sì. Ogni fornitore della cittadina ha un quantitativo limitato. Vabbè, come sempre. Ok. Vai. Adesso non abbiamo più crediti. Non abbiamo più crediti qui, ragazzi, attenzione. Che cosa sto facendo? Cerco dei materiali per aiutare nell'opera di ricostruzione della città, ovviamente. Se consegnate gli oggetti richiesti da un villaggio, riceverete una bella ricompensa per il disturbo. C'è chi come me non è portato per la lotta, perciò questo è l'unico modo per portare a casa la pagnotta. Anche voi dovreste occuparvi delle consegne. È un lavoro onesto e aiutereste la gente a ricostruire la città. Siti di foraggiamento. Ottieni materiali esaminando i siti di foraggiamento sparsi in tutto il mondo. I siti di foraggiamento si riempiranno dopo aver combattuto con un numero di livelli di battaglia e possono essere esaminati nuovamente per ottenere più materiali. Vedo che avete fatto molto più di me, però allora il vostro esercito non sa solo combattere. Continuate così, aiutate le nostre città a riprendersi. E anche qui, ragazzi, abbiamo fatto, eh? Bisogna parlare un po' con tutti. Altri 5 punti fama. Faremo un giro anche da questa parte. Fermi tutti, eh? Fermi tutti. Ne abbiamo di cose da... Allora... Formazione unità, vediamo un attimino, eh. Allora, posiziona. Ok. Poi chi possiamo mettere anche lì, vediamo. Chi possiamo inserire, ragazzi, vediamo un po'. Molto molto bene. Molto bene, ragazzi, sì. Qui si può espandere, insomma, eh. Aspettate, Vostra Altezza. Se proseguiamo a nord, ci imbatteremo in un gruppo di rovine sotto il controllo di Zenoira. Una prospettiva pericolosa considerando la nostra attuale carenza di forze. Posso dare un suggerimento? Fai pure. Vi ringrazio, mio principe. Al momento la stretta di Zenoira è debole sulla regione costiera sud-ovest, da qui. Ok. Tuttavia, furfanti di ogni sorta, come banditi, cavalieri del Volgo e mercenari, hanno preso il comando della zona. Dovremmo dirigerci a ovest, liberare i villaggi e i forti della regione e accrescere l'influenza del nostro esercito. Bene, quindi è presto per andare lì, ragazzi, eh? Non andremo ancora verso la missione principale, ma andiamo a fare un giro da questa parte, ragazzi, sì. Qui cosa abbiamo? Ok. Andiamo a fare un giro in questa zona. Vediamo un po'. Non ho nulla da consegnare, ok. Per il momento, poi vediamo, eh. Qui. Possiamo espandere qui, ragazzi, eh? Ok. Fermi tutti. Formazione unità. Allora, qui abbiamo. Fermi tutti un attimino. Ok.
lì è fatta. Vediamo un po'. Ah no, è già piena quest'unità. Va bene, lasciamo così per il momento e andiamo in questa direzione. Andiamo un attimino in questa direzione. Vediamo cosa ci sarà. この町の守備兵も大したことねえな。多勢に無勢だ。諦めろ。忌々しい盗人どもめ、今に天罰が下るぞ。<笑>天罰を食らうのはお前だっつーの。それに 天罰ならもう俺はとっくに食らってんだよ。よし、お前ら町中から金品をかき集めてこい。OK ragazzi, non siamo andati verso la missione principale, quindi per di qua. Stai bene? Sì, credo. Non credevo che l'artiglio nero sarebbe arrivato fin qui. Chi siete, se posso chiedere? Mi chiamo Rolf, sono un soldato di Cornia. Seguo le tracce dei banditi da tempo e mi hanno portato qui. Ora mettiti al riparo, io mi occuperò della situazione. Vi prego, aiutateci. Ho un brutto presentimento. Cos'è accaduto? Dei banditi hanno razziato il nostro villaggio, signore. Un uomo gentile di nome Rolf ci ha salvati, ma ci ha detto di scappare e ha deciso di affrontarli da solo. Questo mi preoccupa. La legge e l'ordine perdono il significato delle terre controllate dalla crudele Zenoira. Dovremo liberare quella regione se vogliamo procedere senza correre rischi, Vostra Altezza, giustamente. Decisamente, sarebbe deplorevole abbandonare questa gente in un momento di difficoltà. Oh, vi ringraziamo, signori. Io non so come andrà la battaglia qui, ragazzi. Regioni non liberate. Le regioni che non sono state ancora liberate sono pattugliate da soldati nemici che non permettono di esplorarle in sicurezza. Completare i livelli di battaglia libererà le regioni dai nemici, rendendo l'area sicura e spingendo fuori le forze ostili. Vediamo un po'. Vediamo un attimino qui. Resistenza solitaria. Allora, i cittadini... Ah, un attimino, voglio capire un attimino questo cosa vuole. Ok. Proviamo ragazzi, proviamo un attimino. Proviamo un attimino. Qui ce l'abbiamo fatta, e anche in maniera molto... Ok, flagello delle triadi. Allora, fermi tutti. I cittadini in fuga da cittadina di... Ok, a causa delle razzie dell'artiglio nero, parlano della milizia di Cornia, che è venuta in loro aiuto. Così la liberazione unisce le forze con queste valorose anime per liberare la cittadina. Vuoi iniziare questo livello? Bah, forse. Resistenza solitaria. Non so se faremo tutto il livello. ロルフという者が助けてくれたのだったな。はい、コロニア義勇兵と名乗っておられました。義勇兵、噂は聞いたことがあります。民を守るために戦っているとか。合流できれば戦力になってくれるかもしれないな。 ええ。
まずは接触してみるのが良いかと。お兄ちゃんたちも怪我しないでね。ああ、大丈夫さ。心配しないで待っていてくれ。Fantastico. Il livello può iniziare, vediamo un po'. Può iniziare. Io non so come andrà, ragazzi. Ci proveremo. Ehi, capo, sembra che stiano arrivando guai. Allora sapete cosa fare? Sbarazzatevi di loro e in fretta. Credo che quell'arciere sia Rolf. Pare che si trovi in difficoltà. Dovremmo parlargli. Dialoghi livello. Per iniziare un dialogo di livello, sposta un personaggio verso qualcuno a cui possa parlare. Poi seleziona Parla dal suo menu azione. Controlla quali personaggi possono parlare tra di loro, premendo il solito tasto, ragazzi, poi selezionando Dialoghi livello. Il posto di comando della liberazione è stato conquistato. Sì, da chi? Sconfiggi Gammel. Inizio livello. Ma che figata, ragazzi. Ah, siamo già pronti per la battaglia in pratica qui, eh. Siamo già pronti per la battaglia, ragazzi. Kurozume Tōzokudan dara. Mō nogashi wa shinai zō. Otokui no kaihi jutsu demo. Ore no yumiya wa yoke kiremai. Ladri e cacciatori. In aggiunta della schivata, naturalmente, altra dei ladri, questi possono usare schiva per scansare gli attacchi in arrivo. Tuttavia, l'abilità dei cacciatori Occhio d'Aquila fornisce un attacco con colpo sicuro, garantendogli un colpo sicuro anche contro nemici che usano schiva. Ok, qui è fatta, ragazzi, eh. Qui al momento è fatta. Via. Al momento qui è fatta. Poi vediamo più avanti. Perfetto. Allora, ovviamente so io chi schierare qui, ragazzi, eh. Lo so io. Allora, andiamo qui? Andiamo lì. Certo. Andiamo lì senza problemi. Beh, senza problemi, insomma. Poi lo capiremo. Poi lo capiremo. Comunque qui si dovrebbe vincere con molta tranquillità, eh. Questo scontro, poi la missione non so come potrà finire, ma spero che finirà con una vittoria, perché sinceramente non possiamo... Battaglia anche qui, ma siamo pronti, eh. Siamo pronti. Siamo perfettamente pronti, ragazzi. Siamo prontissimi. Finita anche qui, che bello. Che bello. Allora, fermi tutti un attimino, eh. Fermi tutti, perché la battaglia qui si fa veramente molto molto interessante. Ma siamo più potenti, questo lo sappiamo. È finita qui? Attacco mancato. E si sale di livello. Eh beh, si sale di livello, ragazzi. Allora, fermi un attimino qui, eh. Allora, schieriamo anche qui. Fantastico. Allora, dove li mandiamo questi? Vediamo un attimino. Li mandiamo qui. Vai. Insomma, una battaglia abbastanza succulenta. Sarà una super battaglia questa, sì.
Sarà una super battaglia, ragazzi. Senza perderci d'animo, giustamente. Ma senza perderci d'animo. Molto molto bene, sì. Allora, però qui adesso abbiamo un problemino, eh. Abbiamo un piccolo problemino qui, ragazzi, sì. Allora, fantastico. Andiamo. Al momento va bene così, ragazzi. Al momento va veramente bene in questo modo, eh. Al momento, poi vediamo. Sono pochi punti esperienza, ma tranquilli che pian pianino aumenteranno, eh. Tranquilli. Andiamo. Meglio mandarli qui. Allora, vediamo un attimino. Anche qui possiamo vincerla, eh. Anche qui possiamo vincerla, sì. Credo che possiamo vincere la battaglia, anche perché è lì successo 100%, quindi non vedo grossi problemi all'orizzonte per il momento. Poi più avanti cercheremo di vedere e di capire, insomma. Fantastico, ragazzi, fantastico. Allora, no, non è ancora finita qui la battaglia, ci mancherebbe. Eh no, non è ancora finita, purtroppo. E dico purtroppo. Allora sì, dai, possiamo combattere con questa formazione. Siamo con molto vantaggio. Sì, siamo con molto vantaggio, quindi mi sembra di capire. Ok, molto molto bene. Molto molto bene, sì. Ecco, qui aumento di livello mi piace, ragazzi. Qui mi piace molto. Voglio vedere appena si sbloccherà il modo di livellare ripetendo magari qualche scontro e così via. Allora, innanzitutto andiamo a presidiare qui la zona, in modo da potenziare magari. Ok. Fantastico. Vai, attacchiamo qui, ragazzi. Via. Dobbiamo attaccare qui, per forza. Dobbiamo allora. C'è qualcosa per terra. Sarà un oggetto di qualche sorta. Controlliamo. Oggetti caduti. Sposta un'unità su di un punto luminoso in un livello di battaglia per raccogliere un oggetto. E allora fermi tutti, se è così, ragazzi. Se è così, allora andiamo a raccogliere questo. Raccogliamo tutto. Hai ottenuto un frutto miracoloso. Bene. Vediamo cosa va a raccogliere qui. Hai ottenuto erba sacra. Ottimo. Fermi un attimo, ok. Fantastico. Molto molto bene. Andiamo. Non devo imbattermi nel boss per adesso, eh. Per adesso non devo imbattermi nel boss, ragazzi. Assolutamente no. Assolutamente no. Ah no, mi sono imbattuto. Tagliare una gola risolve tutto. Bah. Non credo che taglierai questa gola. Comunque. Comunque. Non credo che puoi tagliarla, quindi
per quanto mi riguarda. Poi vediamo. Poi vediamo. Wow. Tanti saluti. Tanti saluti. Abbiamo vinto, ragazzi. Credo proprio di sì. Vai, aumento di livello. Sì, che si aumenta. Nuova abilità acquisita. Si attiva prima che un altro alleato sia attaccato. Protegge un alleato con una guardia media e 20%. Ottimo. Sono contento di tutto questo, ragazzi. Sono veramente contento, soddisfatto. Hai ottenuto una zanna di vipera. Questa è un'arma per che riguarda... Vabbè, poi lo scopriremo più avanti. Livello completato, ma io vorrei affrontare anche... Abbiamo altri nemici lì avanti, ragazzi. Non so se possiamo affrontarli, visto che il livello è completato in questo punto. Però vorrei affrontarlo, perché sono punti in più. Cerchiamo di capire.奴は頼む。勘弁してくれ。略奪を働いて勘弁してくれは虫が良すぎだな。病気の妹がいるんだ。どうか許してほしい。親が死んで抜け殻になった俺の面倒をずっと見てくれてよ。なのにあいつ 急に倒れちまって。医者に見せたが治らねえって。弱ってく姿を見てるのは辛かった。でもよ、ようやく治せる医者を見つけたんだ。 だが、そいつがとんでもねえ額を請求しやがる。額のねえ俺にできるのは盗みくらいなもんさ。だからこんな真似をしちまった。殿下、情にほだされてはいけません。 この者は自警団に引き渡し、相応の刑に処すべきかと。頼む。奪った金は返しておく。どうか見逃してくれ。同情するが、蛮行を許すことはできない。クライブ、町の自警団に引き渡してくれ。かしこまりました。 Ovviamente, ragazzi, ci siamo presi anche gli insulti, no? Ma non fa nulla. Fondi di guerra. Oh, abbiamo ottenuto un bel gruzzoletto, ragazzi, eh? No, non salveremo, andremo avanti un altro po', vediamo. Ho liberato tutto qui, insomma. Abbiamo sconfitto il nemico e messo al sicuro i dintorni. Ora possiamo esplorare la zona senza preoccupazioni. Ok, qui abbiamo fatto, ragazzi, eh? 15 punti fama. Aha. Perdonatemi per aver parlato a sproposito, Vostra Altezza. Non avevo compreso con chi combattevo. D'ora in avanti il mio arco è al vostro servizio. Rolf ha deciso di arruolarsi nell'esercito di liberazione. Cacciatore. I cacciatori possono colpire i nemici nell'ultima linea. Quindi individua le classi di supporto dell'ultima linea per ottenere un vantaggio in battaglia. Esempi di abbinamento: unità Oplita e cacciatore. L'Oplita nella prima linea si farà carico degli attacchi nemici, mentre il cacciatore nell'ultima linea potrà colpire in sicurezza i nemici con attacchi a distanza. Vabbè, è normale che, ragazzi,
il guerriero con l'arco va dietro, insomma. Va posizionato alle spalle.俺たちを結びつけてるのは金だけ。忘れてませんよ。いや、単純に兄貴がいねえと稼げる気がしなくて。たく、しょうがねえな。とっとと逃げるぞ。こんなひでえ力をに長いは無用だ。それにしても解放軍の奴ら。 Molto molto bene, ragazzi, molto molto bene. Tornerò, tranquillo, ti affronterò di nuovo, non è un problema. Allora, qui raccoglieremo tutto. Lì credo che bisogna passare forse qui dietro, ragazzi, perché abbiamo qualcosa da prendere lì. Dove era quel cancelletto lì? Vediamo un attimino, Ecco qui. Immaginavo che il punto bisognava farlo in questo modo. Immaginavo. Allora, vediamo un attimino qui adesso. Armiere, fornitore, consegne. Vediamo un attimino. Ok, qui possiamo consegnare, via. E abbiamo completato anche questa missione secondaria. Fornitore, armiere. Ok, l'armiere attualmente non mi occorre. Attualmente, quindi. E qui cosa abbiamo? Fantastico. Fantastico, ragazzi. E là, avete un momento? Mi dispiace, adesso non posso. Aspettate. Adesso non posso. Avanti, non farti inseguire. Non mi arrendo, non avrò pace finché non avrò detto la mia. Non ho tempo davvero. Aspettate. Non ho tempo. Poi tornerò, tranquillo, non è un problema. Non sarà, ma qui. Allora, fermi tutti un attimino, Fermi tutti un attimino. Ma qui cosa vuole? Non ho ben. Allora, organizzi una battaglia simulata tra le unità del tuo esercito. Battaglie simulate. In questo modo potrai testare un'unità facendola combattere contro un'altra unità. La battaglia simulata inizierà quando avrai selezionato entrambe le unità. No, ma non mi interessa. Non mi interessa, ragazzi, quindi. Allora, qui possiamo. Vediamo un po' qui. Ok. Al momento non mi interessa. Eh no, al momento no. Consegne, vediamo un po'. Ah no, qui non abbiamo nulla da consegnare. Perfetto, ragazzi. Allora, il vostro Diablotex. Un attimino. Tanto lì bisogna fare la missione principale. Che sarebbe da questa parte. Faremo altri due passi. Raccoglieremo questo un attimo. Ah no, vabbè. Allora, ragazzi, il vostro Diablotex chiude qui un altro episodio per quanto riguarda Unicorn Overlord in versione PlayStation 5 ed in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto il meraviglioso staff di Playon Italia per avermi dato la possibilità di portare questo titolo veramente stupendo sul mio canale YouTube. Ringrazio Alessandra di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Unicorn Overlord in versione PlayStation 5. Ringrazio Atrus, tutti gli iscritti ma anche i non iscritti che mi seguono. Vi ricordo una piccola gentilezza, se vi farà piacere, magari di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay ed iscrivervi sul mio canale YouTube. Detto questo, il vostro Diablotex vi saluta ma vi do appuntamento con il prossimo episodio che non tarderà
ad arrivare. Grazie di cuore a tutti e appuntamento al prossimo episodio. Ciao!